Riprendiamo. Dicevamo dunque che c'è una spaccatura tra l'esperienza delle guardie e l'esperienza delle donne. Le guardie sono testimoni del terremoto, di questa presenza angelica, le donne invece sono coloro che ascoltano. Abbiamo visto come nella letteratura apocalittica l'angelo spieghi ciò che è enigmatico. Sepolcro vuoto può essere spiegato in tanti modi. Può essere spiegato dal fatto che lì non è stato depositato nessuno, dal fatto che il morto potrebbe essere entrato in catalessi, non era morto, dunque se n'è andato da solo. Può darsi che sia rubato, può darsi che sia risorto. Quale di queste ipotesi è vera? E l'angelo specifica. Dice Gesù, che viene chiamato come il crocifisso, se notate la linea 51, è un nome che gli resterà per sempre. Testo greco dice egerse, garkathos eipen. È risorto infatti come aveva detto. Non è risorto come aveva detto. È stato risuscitato, è un passivo. Noi siamo entrati ormai nella semplificazione del linguaggio, per cui diciamo Cristo è risorto. No, Cristo è stato risuscitato. Non dimenticate mai che Gesù è Dio, ma è anche uomo. E come Dio non muore, come Dio non risuscita. Come uomo invece muore e viene risuscitato da Dio. Questo è un passivo teologico. Poi a noi non fa nessuna piega quel come aveva detto, mentre invece una piega la deve fare, perché la Chiesa, se vi ricordate, ha avuto un percorso nel capire la morte di Gesù. E quel percorso è fatto da tappe. E la prima tappa, di fronte a questa morte ignominiosa, è: se non moriva, non risorgeva. Questa è la prima tappa del pensiero, della riflessione. La seconda è: la sua morte è l'adempimento di ciò che lui aveva predetto. E quindi questa morte è la garanzia che Gesù era profeta. Ed è uno dei titoli cristologici più antichi che la gente stessa dà a Gesù. La gente che dice che io sia Elia, Geremia, uno dei profeti. La terza tappa, ma questa morte è l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. La quarta tappa, la morte è l'inizio della salita di Gesù al Padre, e quindi con la morte inizia la gloria di Cristo. Sono i quattro momenti della riflessione della Chiesa nascente sulla morte di Gesù. Se voi notate, qui è presente quale di questi momenti? Il secondo. Quindi sì, il testo è stato redatto nell'85, ma la stesura di questo testo è molto più antica. Noi abbiamo il Vangelo di Matteo nell'85. Ma la stesura di questo brano appartiene al secondo stadio della riflessione della Chiesa, che avviene nei primi 10 anni della vita del cristianesimo. E quindi lo stadio tradizionale del testo può essere fatto risalire agli anni 40. Cosa si nasconda dietro a questa piccola espressione? Bene, avete capito. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto.
C'è una relazione molto stretta fra parola e dato reale. Nella logica del Vangelo, questo rapporto fra parola e dato reale è molto frequente. Ricordate l'episodio? Gli calano il paralitico dal tetto, ti sono rimessi i tuoi peccati, brontolamento, affinché sappiate che io ho il potere di rimettere i peccati, dico a te alzati e cammina. Le parole vengono confermate dal fatto, ma il fatto viene spiegato dalle parole. C'è un'intima connessione fra la parola e il dato reale. La parola chiarisce il fatto, ma il fatto chiarisce la parola. La stessa cosa avviene qui. E tenete presente che siamo sotto il controllo sociale, uno degli elementi di storicità più forti che noi possiamo avere. Qui tra di noi c'è un mio amico prete. E se io dicessi, ma in seminario vivevamo peggio che nei lager, ci alzavamo alle 3:30 di mattino, lui, Don Aldo, potrebbe dire no, perché in seminario sono vissuto anch'io insieme con te. Ci alzavamo alle 6:10. Questo è il controllo sociale. Io non posso dire quello che voglio circa la mia esperienza pregressa quando è presente qualcuno che ha vissuto insieme con me, perché lui mi controlla le cose che io dico. Qui abbiamo l'indizio del controllo sociale. C'è il fatto, c'è il luogo, c'è questa tradizione di diceria che è controllabile. Un altro elemento da evidenziare la linea 52 è che questi signori che erano discepoli di Gesù e che lo hanno tradito e abbandonato vengono chiamati comunque discepoli. Andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. La cosa importante, che cos'è? È l'esperienza del vedere. L'esperienza del vedere, guardate che è ambigua. Che cos'è questo? È un dito sopra un altro. Perché se io mostro a un ebreo questo segno qua, non dirà mai è una T, perché nel suo alfabeto questo segno non esiste. Quindi voi avete guardato con presunzione ideologica. Sì? Ah! E allora guardare non è semplice. L'angelo cosa sta dicendo? Là lo vedrete, ma il vedere non è una cosa facile. La controprova è che Gesù viene visto, lo dirà Giovanni, e non viene riconosciuto. Perché noi abbiamo sempre, dietro all'occhio, abbiamo uno schema ideologico. Difficilmente noi riusciamo a pulire la mentalità e guardare il dato oggettivo per quello che è. Sì? Noi qui abbiamo visto interpretando. Non abbiamo visto, punto. Quando i discepoli vedranno Gesù, interpreteranno. E proprio perché interpreteranno, non lo conosceranno. E Gesù sarà costretto a ricorrere a una realtà che supera l'uomo e che si chiama
in linguaggio popolare, miracolo, proprio per spaccare l'ideologia dei discepoli, affinché i discepoli rimangano aderenti al dato reale, basta. Siamo in riva al mare di Galilea. Buttate la rete, ma abbiamo tentato tutta la notte. E Gesù risponde, non rompete le orecchie, buttate le reti. Buttano, viene su una quantità di pesce. Chi lo riconosce? Non dite Giovanni perché è rimpicco. Il discepolo che Gesù amava. Lì noi abbiamo una piccola chiave per capire come guardare le cose. Il discepolo che Gesù amava riconosce in lui il maestro. Poi Pietro, che è sempre l'esplosivo, si veste, si butta in acqua, eccetera, eccetera. Ma se notate, il discepolo che Gesù amava lo riconosce dal segno, non lo riconosce in maniera immediata. Non sa vedere. Maria Maddalena non sa vedere. Lo riconosce dal fatto che lui la chiama per nome, allora scatta lo sguardo privo di ideologia. I discepoli di Emmaus, cioè lo vedono, ma l'ideologia dice che lui era appeso sulla croce, non poteva essere lì. E perché non poteva essere lì? Questa è ideologia. Cioè tu hai un pregiudizio e questo è più forte della realtà. E questo non succede solo con Gesù Cristo. Vi è chiaro? Provate un momentino a prestare attenzione all'ultima parte. Abbandonato in fretta il sepolcro. Ormai il sepolcro non è più un enigma, è chiaro. L'angelo l'ha spiegato. Le parole dell'angelo trovano conferma nel sepolcro, il sepolcro dimostra che le parole dell'angelo sono vere. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, provate infatti ad osservare, c'è una piccola particolarità del testo greco che in italiano non si nota più di tanto. Linea 48, qual è la prima parolina greca che trovate? Tafon, sì? Mentre invece la linea 54, la terza parolina greca è pnemeiu. Mimnesco vuol dire ricordare, mn è la radice della memoria. Prima era un sepolcro, adesso è il luogo della memoria. Notate la differenza? Perché prima era un enigma, adesso è stato chiarito. Quindi due nomi diversi. In italiano questo non si nota, perché tomba, sepolcro. In italiano non c'è differenza, in greco invece sì. Tomba è realtà della memoria. E monumento meno. Perché mne meglio ha a che fare appunto con la radice di mimnesco, ricordare, cioè cosa che ricorda. In italiano la parola monumento non è che richiami molto a cosa che ricorda, piuttosto cosa che dà gloria, cosa che dà fama. Bene, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande. Riuscite a metterli d'accordo? Una gioia grande e la strizza. Non dobbiamo mai
quando si parla dei sentimenti nel mondo biblico, come anche nel nostro mondo, non dobbiamo mai assolutizzare niente, perché tutto è possibile. Quando nasce un bambino, qual è la reazione della mamma? Wow! Una gioia immensa. Però se poi parli a tu per tu con la mamma, mamma ha paura, perché dice non so da che parte prenderlo. Convive la gioia e la paura, no? Il mondo dei sentimenti non è matematico-razionale, ringraziando Dio. Le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. È interessante. Le apostole degli apostoli sono le donne. Abbiamo visto il ruolo della donna anche nella prima nostra conversazione. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse, saluti a voi. E vedete che verbo greco c'è, chairete, che non è il saluto ebraico. Saluto ebraico è shalom, pace a te. Qui c'è chairete. Nessuno batte ciglio. No, il ciglio lo dobbiamo battere. Perché è il saluto di Maria, il quale non è un saluto. Perché, tornate a quanto abbiamo detto nella prima conversazione, la Bibbia dei cristiani era il testo greco, non il testo ebraico. Vero? E in Sofonia c'è una profezia messianica che incomincia proprio in ebraico con rallegrati. Qui Gesù sta salutando le donne con la citazione profetica di tipo messianico. Voi dite, ma le donne l'hanno capito? Noi abbiamo una concezione qualche volta un po' distorta del mondo antico. Gli ebrei sono l'unico popolo che ha il rito di passaggio tra la fanciullezza e l'età adulta attraverso non un atto di coraggio, non un atto di forza, non un atto di sopportazione, non un atto di eroismo, ma da un atto culturale. Cioè il ragazzino dodicenne deve saper leggere e tradurre. Allora diventa adulto. Da chi è preparato? Dalla mamma. La madre non è stupida. Le donne ebree non erano analfabete. Chi vi dice che erano analfabete? Guardate che probabilmente non conosce bene il mondo ebraico. Provate solo a pensare questo. Quando i pastori vanno a Betlemme e vedono il bambino, raccontano, Luca nota che Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore, simballusa, comparandole. Bibbia da una parte, fatto dall'altra. Sapeva leggere. Se no il simballusa non c'era. Simballusa è il fondamento del Midrash Pesher. Cioè, che senso ha ciò che è avvenuto? Bene, ciò che è avvenuto è l'adempimento di un testo biblico. Quale testo biblico andiamo a leggere? Sì, è molto fedele. Questo tipo di visione del pittore è fedele alla cultura di allora. Certo, non avevano la conoscenza della Torah che avevano gli uomini, su questo non c'è dubbio. Perché le donne non erano tenute ad andare nella sinagoga tutti i sabati, i maschietti sì. Era una tradizione di famiglia. La madre istruiva la figlia, mamma istruiva l'altra figlia.
non c'era la scuola per le donne, era una tradizione familiare. Ma il leggere e scrivere è tipico della cultura ebraica, perché ricordatevi che la cultura ebraica è fondata sulla memoria. Il rito di passaggio è solo per i maschi. Ed è per questo che poi il maschio frequenterà la sinagoga e lì ci sarà l'istruzione della Torah, cosa che la donna non avrà. Ma la donna sa leggere, perché deve insegnare al bambino. Quindi quel salute a voi non è un ciao. Io ho visto certe Bibbie, gli americani hanno tradotto ai. E no, dico, non è questo. È vero che i protestanti americani sono formidabili, perché prendete questa pizza e il mio corpo. Il pane ebreo di 2000 anni fa è stato trovato. Sono state trovate vicino al Mar Morto, in un dirupo, c'era una grotta a metà dirupo, per cui bisognava scendere dall'alto con le corde ed entrare nella grotta. In questa grotta sono state trovate 200 sandali, 200 paia di sandali, nuovissimi, un disastro di rotoli di pergamena e un disastro di pani. Era un magazzino segreto, messo lì per la resistenza contro i romani nella guerra giudaica del 64-70. Quindi sappiamo com'era il pane. Il pane era una pizza. Era una focaccetta, grande così, piatta, che si poteva aprire, si apriva in due, era una specie di tasca, per cui si poteva infilare dentro quello che si voleva. La fanno ancora. Se voi invece di andare negli alberghi di Gerusalemme siete disposti a beccarvi qualche movimento peristaltico e andate fuori e vivete in mezzo ai pastori una mezza giornata, loro vi fanno questo pane ancora, con l'antica tradizione della cottura sulla pietra. E vi fanno questa specie di pizzetta a doppio strato, per cui voi l'aprite e ci infilate dentro tutti quei misteriosi yogurt che vi danno, poi quando tornate a casa, bimixin o cose del genere, subito, perché se non lo fate il giorno dopo siete in corsa. Ma è un'esperienza che sarebbe opportuno fare. Esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e hanno fatto la proskinesis. Il testo greco dice proskineo, traduzione lo adorarono. Proskineo sarebbe l'inchino a 90 gradi. Non è la prostrazione, quella che fanno gli arabi. L'ebreo sta sempre in piedi. Quando è peccatore si mette in ginocchio, quando deve chiedere perdono, ma quando deve adorare sta in piedi, perché è immagine e somiglianza di Dio. Quindi inchina solo la testa.